Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere qual è l'ordine per applicare i vari prodotti. Cioè, se vi state chiedendo se applicare prima il correttore o il fondotinta, o ad esempio quando applicare il blush, quando definire le sopracciglia mentre state realizzando il vostro trucco, in questo video vi farò vedere in ordine quali sono tutti gli step. Vi spiegherò anche il perché fare quello determinato step prima di un altro step. Ci sono sicuramente tante scuole, fra virgolette, di pensiero. Se andate a tanti corsi di make-up ci sono dei piccoli cambiamenti nell'ordine di questi step, semplicemente perché ogni professionista adatta il metodo alle proprie esigenze. Cercate di guardare il video dall'inizio alla fine perché i contenuti che vi sto dando sono contenuti che difficilmente troverete nei tutorial di make-up, perché sono consigli che vengono dati all'interno di corsi professionali per diventare per make-up artist. Iniziamo subito. Una delle prime cose che dovete fare, quindi iniziamo dalla base, è quello di accertarvi di non avere prodotti oleosi, ma per oleosi prodotti a base di olio sul viso. Se avete applicato una crema da giorno non ci sono problemi, ma se avete applicato ad esempio un olio, se avete applicato uno struccante bifasico che contiene olio, dovete passare un tonico. Dove c'è dell'olio, il trucco non prende, quindi farete fatica ad applicare i prodotti. Secondo step, e qui vi stupirò perché magari non lo state immaginando, il secondo step, ragazze, è quello di idratare le labbra utilizzando un burro cacao o un balsamo labbra. Se quando andrete ad applicare il rossetto, se non avete idratato bene la mucosa, vi troverete le labbra secche e il rossetto non renderà. Terzo step, se avete delle discromie, se sono discromie evidenti, rossori, e che sapete già che il vostro fondotinta non andrà a coprire, dovete nasconderle prima con un correttore. Il correttore, siccome è colorato, lo dovete utilizzare prima del fondotinta, perché il correttore, io intanto vado a nascondere un po' di rossori, serve per andare ad annullare la discromia, ma poi dobbiamo applicare sopra il fondotinta per andare a nascondere questi colori, perché se no ci troviamo la pelle con i puntini verdi, con i puntini lilla, e poi si procede all'applicazione del fondotinta. Ci sono dei truccatori che preferiscono, per esigenze professionali, andare prima a truccare gli occhi, perché magari devono creare un trucco elaborato, i piombetti possono cadere in questa zona, sporcare la base, quindi preferiscono prima iniziare a truccare gli occhi. Prima lavoriamo sul viso e poi lavoriamo sugli occhi, ma per un semplice motivo: quando andate a creare la base sugli occhi, noterete che spesso si creano delle pieghettine, perché il prodotto migra, si muove. È per questo che prima si fa il viso, intanto il fondotinta si stabilizza, il colore spesso cambia, si scurisce, e in base all'effetto che abbiamo ottenuto andiamo ad applicare i prodotti, a creare la base sull'occhio, e poi appena l'abbiamo creata la fissiamo in modo che non si creino questi accumuli di prodotto all'interno delle rughette, delle pieghette che vanno poi ad evidenziarle. Ad esempio in pittura andare a dipingere su una tela, la tela deve essere preparata, poi noi iniziamo a dipingere. Quindi adesso vado a uniformare l'incarnato e a stendere il fondotinta. Fare una cosa molto veloce, se volete approfondire l'argomento vi lascio il link nelle schede sulla stesura del fondotinta, tutti i particolari riguardanti il fondotinta. Adesso non mi dilungo. Stanno emergendo delle imperfezioni? Potete utilizzare il correttore adesso per andare nei punti dove le imperfezioni riemergono, per andare a nasconderli. Spesso potete utilizzare anche i correttori che vengono venduti come correttori per occhiali. Spesso questi correttori servono anche per nascondere le discromie. Prendete un po' di prodotto e andate, ad esempio qui riemerge la discromia, andate a nascondere la discromia se riemerge.
ci occupiamo degli occhi. Per annullare discromie come le occhiaie, perché le occhiaie sono discromie molto evidenti, si usano dei correttori colorati che possono essere gialli, che possono essere arancioni, che anche lì, e vanno applicati i correttori solo dove vedete la discromia, quindi sull'occhiaia. E poi naturalmente andiamo a uniformare il tutto con il correttore. Se avete degli ombretti che tendono a scendere, a cadere, potete anche pensare di utilizzare dopo il correttore, cioè andate semplicemente a uniformare la palpebra con il correttore e poi l'occhiaia, quindi la parte sotto dove di solito è prodotto l'ombretto, può cadere, andate a uniformare solo quando avete finito il trucco, ma uniformo tutto il contorno occhi con il correttore, oppure potete usare anche il fondotinta che avete o la BB cream che avete usato sul viso. Applicate il blush in crema adesso, applicate i prodotti per il contouring adesso, l'illuminante fluido in questo momento, perché poi andremo a fissare, quindi passeremo ai prodotti in polvere. Se invece i prodotti come il blush, come i prodotti per il contouring, per l'illuminante sono invece in polvere, prima dovete andare a fissare la base con la cipria, perché se no, se non la fissate anche velocemente, perché spesso si possono creare delle macchie quando poi andate ad applicare il blush di terra. Ne ho parlato in un altro video. Fissiamo anche tutti i prodotti nel contorno occhi. Se avete la pelle secca e quindi la cipria tende a seccarvi la pelle secca è una pelle che assorbe tantissimo, che ha bisogno di idratazione, quindi non avete necessità di applicare per forza la cipria. In quel caso potete passare allo step successivo. Il blush lo potete applicare sia prima del trucco sia a fine trucco, però io vi consiglio sempre di applicarne un po', magari senza esagerare, adesso. Uso un prodotto in polvere, quindi lo uso adesso dopo aver applicato la cipria, perché quando voi vi applicate il fondotinta, andate a uniformare l'incarnato, praticamente vi vedrete pallide, nel senso che vi mancherà il colore sulle guance, quindi bisogna anche un po' ristabilire il colore, perché ci vediamo pallide e tendiamo ad appesantire il trucco. Io vi consiglio di definire prima le sopracciglia, che sono la cornice del nostro occhio, danno espressività al nostro occhio, e poi andare a fare il trucco dell'occhio per andare anche a armonizzare i volumi del nostro viso, perché se fate l'incontrario, la presenza delle sopracciglia, soprattutto se sono rade e poco definite, vi va un po' a disturbare, a confondere, non dà valore al trucco dell'occhio che avete realizzato. Se volete approfondire ognuno di questi argomenti, quindi come si definiscono le sopracciglia, come si applica l'illuminante, dove si applica l'illuminante o come si fa il contouring, li trovate tutti all'interno del canale. Il prossimo step è il trucco dell'occhio. Adesso mi truccherò velocemente, non vi farò vedere niente, ma questo è lo step da fare. A questo punto andiamo a ricontrollare il nostro trucco, quindi se ci vediamo ancora un pochino pallide aggiungiamo un po' di blush. Per il trucco labbra potete anche limitarvi semplicemente ad applicare un rossetto. Se come me avete le labbra che hanno una certa asimmetria, quindi non sono uguali, quando andrete ad applicare il rossetto vi troverete in difficoltà. Quindi dovete cercare prima con la matita di andare a creare la simmetria. Se avete idratato bene le vostre labbra, quindi avete le labbra idratate ma sopra avete il burro cacao, con un fazzoletto, con qualcosa, semplicemente andate a togliere leggermente il burro cacao, perché ha creato questa patina che vi impedisce di applicare al meglio il rossetto. Finisco applicando il rossetto.
E il trucco è finito. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato soprattutto utile. Se avete dei dubbi su quali prodotti utilizzare prima, quali prodotti utilizzare dopo, mi raccomando, se vi è piaciuto il video sostenetelo come sempre, così mi darete la possibilità di poter pubblicare tanti altri nuovi contenuti. Io vi saluto, un bacione grosso e ci vediamo mercoledì ore 15 con un nuovo video. Buon make up a tutti, baci.